Noi siamo fermi alla stagione 2015-2016, quando il Consiglio Comunale approvò una convenzione ponte, rispetto alla quale la società si era impegnata poi a presentare un progetto per gestire in proprio lo Stadio San Paolo per 30 anni. Quell'atto arrivò, al Comune di Napoli, fu anche bocciato, dopodiché, siamo venuti a sapere dopo tempo che la convenzione non è stata mai onorata, quella convenzione ponte. A seguire vi sono state anche delle stagioni agonistiche, 2016-17, 17-18, che ancora al momento ci risulta non siano state onorate con i corrispettivi dovuti dal Calcio Napoli. Stamattina si è riunita la Commissione Trasparenza del Consiglio Comunale di Napoli per fare il punto insieme con l'assessore allo sport sulle procedure e sulle problematiche relative alla transazione e alla nuova convenzione da stipularsi con la società sportiva Calcio Napoli in merito all'utilizzo dello Stadio San Paolo. Dopo i numerosi ed approfonditi interventi dei consiglieri, l'assessore ha così riassunto i temi principali. È chiaro che siamo di fronte a un momento, insomma, difficile, di questo difficile rapporto con la società sportiva Calcio Napoli. Arriveremo a breve a delle soluzioni, ma è chiaro che oggi non si riuscirà più a parlare di un accordo convenzionale, ma soltanto di utilizzo del campo così ogni volta che ci sarà la gara. Questo logicamente porterà ad entrate maggiori, insomma, per le casse comunali. E questo, insomma, ha maggiore soddisfazione di quanti chiedevano quanto o prima ancora l'applicazione, insomma, di questa formulazione per poter utilizzare appunto lo Stadio San Paolo. A queste soluzioni drastiche, insomma, ci arriviamo dopo diversi mesi in cui siamo anche riusciti, come dire, a formulare accordi più o meno condivisi, ma l'ultimo passaggio fatto dal presidente della squadra di calcio, insomma, dove non si è rifiutato di firmare l'atto convenzionale, oggi ci porteranno a un ricalcolo e quindi, come dire, a un contenzioso anche abbastanza aspro. Il Napoli giocherà sempre allo Stadio San Paolo, ma cambieranno, come dire, le modalità. Questo non deve assolutamente preoccupare i tifosi, perché il San Paolo è uno stadio agibile, cambierà il rapporto tra la società sportiva e il Calcio Napoli, e l'amministrazione non è un problema che riguarda i tifosi. I tifosi interessa che non ci siano sconfitte, i tifosi interessa, insomma, soprattutto vincere.